Ciao Bettes.it, nel momento in cui ci stiamo chiedendo se il cinema in sala abbia ancora senso, Abel Ferrara fa un bel documentario su un proiezionista, no, su un proprietario di sale cinematografiche cipriota che dal Cipro si spostò ragazzino a New York e che piano piano cominciò a lavorare nei cinema, cominciò a lavorare nei cinema porno, faceva il night manager de notte, chissà che ha visto nella New York degli anni 70 e poi piano piano ha fatto sempre più soldi, ha cominciato a comprare, poi un giorno gli hanno staccato un assegno da $1,5 milioni e lui ha cominciato a comprare i cinema e quindi è diventato proprietario di cinema e poi ha vissuto la crisi dell'arrivo delle multinazionali che volevano bloccare gli esercenti indipendenti di cinema. Poi nel 2014 ha vissuto il momento in cui è finita quella crisi perché finalmente qualcuno stava indagando dell'antitrust e poteva venire fuori qualcosa di pesante, come connivenza tra major cinematografiche e proprietari di catene di esercizio cinematografico. E quindi il nostro Nicolas Nicolau poi alla fine è rimasto, nonostante poi abbia comunque anche cambiato leggermente il suo business e dal cinema sia andato verso altri settori, comunque è rimasto poi comunque alfiere di alcune sale di quartiere, che per lui è fondamentale come espressione la sala cinematografica di quartiere, che ancora oggi funzionano e che ancora oggi attirano delle persone, e Ferrara va lì e si mette a chiacchierare con lui per strada. All'inizio siamo a Cipro, si sente anche un po' di Sirtaki, sembra che a un certo punto cominciano tutti a ballare come Zorba il greco. C'è questa idea di lui che racconta un po' la sua infanzia a Cipro, quando ci si voleva bene, quando una chiesa stava davanti a una moschea. Quello è un momento molto bello. E lui dice: in questo paesino minuscolo di 40 abitanti ci volevamo tutti bene, non c'avevamo una lira, i soldi non erano soldi, la carne era la carne. Poi la città un po' più grande, la metropoli, che ha 50.000 abitanti ed è una metropoli rispetto al paesino di 40, e poi New York, che è proprio la super metropoli. Allora noi vediamo tutto il viaggio di Nicolas, che è in camera, un signore bassettino con dei bei capelli neri ancora molto resistenti, con questa bella faccia da creatura del Mediterraneo, proprio uno di noi, stessa faccia, stessa razza. Ferrara lo intervista sui marciapiedi di New York. C'è l'idea anche di vedere com'è cambiata la città. Loro passano davanti a dei palazzi e lui dice: qui c'è stava un cinema porno, qui c'è stava un altro cinema porno. Ogni tanto Ferrara fa vedere delle sequenze di film porno, ma c'è anche Pasolini. Ma Ferrara una volta mi ha raccontato, quando l'ho intervistato su Pasolini, che lui andava a vedere Pasolini, probabilmente nei cinema de Nicolas, andava a vedere Pasolini con gli amici, contentissimi perché erano film zozzi. E da lì è nato l'amore di Ferrara per Pasolini, no? Come frequentatore di sale zozze, di film zozzi, magari gestiti da Nicolas. In realtà le sale non erano zozze, perché quello che mi è piaciuto tanto di questo bel documentario, devo dire interessante da vedere oggi, è che Nicolas ha un grande rispetto della sala, la pulisce, la migliora, la abbellisce, è attento ai popcorn che vende. È attento alla moquette, è attento alle poltrone, è attento ai bagni, è attento allo stile, è molto attento. Dice: se questa sala era una sala del 1890, 1890, noi dobbiamo rimanere lì. Se questa sala era una sala importante del varietà dei primi anni 20, noi abbiamo voluto mantenere quello stile, perché ti fa vedere effettivamente questi locali, che poi sono diventati anche dei locali dove si va a bere, a mangiare. Quindi è l'attività di Nicolas non cinematografica, bellissimi. Quindi io arrivo a dire: il mio J'accuse è: io a Roma non vedo queste cose, tranne l'Azzurro Scipioni di Silvano Agosti, non vedo queste cose. Cioè, c'è la crisi della sala nel mio paese perché non ci sono esercenti come Nicolas, Nicolau. Io non sento l'amore per noi che andiamo a vedere un film, io non sento l'amore per il borghese che spende i soldi. C'è una distanza totale dietro la cassa. Queste persone sembra quasi che non ci vedano quando andiamo a pagare. Io ogni tanto ci vado, nonostante sia chiuso, ghettizzato nelle mie proiezioni stampa. Ogni tanto ci vado al cinema e mi rendo conto che non c'è assolutamente quella tensione imprenditoriale di un grande imprenditore che vuole che il borghese stia bene, che vuole che il cliente sia soddisfatto, che ne vuole sempre di più, che vuole fare i soldi, ma che sa che per fare i soldi il cliente deve essere felice e vuole farlo felice. E vieni e ti metti i popcorn a metà prezzo. Allora, questa cosa, secondo me, è
chiave ed è importante vedere il film di Ferrara oggi, nel 2019 in Italia, per quelli che ancora pensano che la sala debba rimanere aperta così, a prescindere. No, ci deve essere un amore, ci deve essere un'ideologia, come sempre nella vita, ci deve essere un impegno e poi ci deve essere una pratica, la pulizia, lo stile. E questi cinema dove vado a Roma sono orribili, orribili dentro, orribili fuori, ma orribili dentro. Orribili fuori magari non ce la possono fare niente, orribili dentro ce la possono fare qualcosa e non lo fanno. Chiuso parentesi. E quindi è più che il dibattito su Scorsese che viene citato, è uno dei registi preferiti perché poi Nicolas non parla tanto di cinema, dice all'inizio che il cinema lo ha formato, però poi come gusti cinematografici non è che si lascia andare a chissà che confessioni, a un certo punto gli dice sì, sono legato ai primi film di Martin Scorsese. Martin Scorsese è ovviamente un fantasma che è nell'aria in questo film, non solo per la sua difesa delle sale, ma anche perché a un certo punto Ferrara inquadra a Times Square questi attori, questi clown alla Joker, con Toy Story, Transformers, ci fa vedere, a un certo punto si vede Hulk e quindi uno pensa subito alla Marvel. Cioè, c'è l'idea appunto che ci sia un cinema che possa soppiantare quel cinema che faceva vedere Nicolas. In realtà, Nicolas non è d'accordo, perché Nicolas fa vedere Blade Runner 2049. E quindi non ha nessun problema nel suo cinema di Queen o di Brooklyn, Alpine di Brooklyn, l'Alpine Cinema, e non ha nessun problema a far vedere Blade Runner 2049 o non ha nessun problema a far vedere It. Perché? Perché lui sa che ha preso poi una sala da 1200 posti, l'ha sminuzzata, quello è un momento bello perché anche sì, l'Adriano per esempio a Roma, a Piazza Cavour, era una mitica, mitica sala concerto dove andarono i Beatles anche. Ed era gigantesco. Io andai all'Adriano una volta che era ancora integro. Andai a vedere, mamma mia, Forgotten. Andai a vedere The Frighteners di Peter Jackson. Pazzesco. E quindi ed era gigantesca. Gigantesca. Adesso che vado all'Adriano, alla produzione di stampa, c'è una sala che sembra ancora gigantesca, ma è un quarto rispetto a quella dove andai da ragazzino. Che vi devo dire? Un film interessante da vedere adesso, soprattutto sul concetto devi amare la sala se la lasci aperta e devi fare in modo che l'amiamo anche noi che ci andiamo, soprattutto perché è sempre più difficile andarci, no? Nel momento, nella vita del borghese di oggi. L'offerta home è pazzesca, l'offerta casalinga è incredibile, la comodità casalinga è incredibile e quindi tu, a maggior ragione, se uno ha preso la macchina o è uscito o è venuto da te, deve essere un re. Io quando vado al cinema, i film partono con la luce accesa, sono sporchi, alla cassa non mi guardano negli occhi, così le sale non rimangono aperte, secondo me. Con gente come questo, le sale rimangono aperte, lui si mette pure lì, gli stringe la mano. Io quando vedo imprenditori di così, mi emoziono. Ciao Bad Taste, film interessante, non tanto per la polemica Scorsese Marvel, ma più per la polemica sale sì, sale no, sale sì, gestito in questo modo. Mexico a Milano, quello che sta facendo Cherry a Milano, Silvano Agosti a Roma, Nicolas Nicolau a New York. Ciao Bad Taste, subscribe. 37ª edizione del Torino Film Festival, ultimo documentario di Abel Ferrara dentro la sezione Festa Mobile. Be bad, ciao!